Buongiorno a tutti spettatori della Libri TV. Oggi sono qua davanti all'ambasciata cinese per protestare contro il governo cinese. Il governo cinese sempre dice che in Tibet c'è libertà, ha fatto dei lavori, quindi tutto secondo loro dice che deve sviluppare tutto. Però se sviluppato va bene, però non c'è libertà, non c'è diritti umani in Tibet, soprattutto anche donne, no? Donne tibetane vengono trattate male, molti tibetani sono finora 156 autoimmolati. Perché allora se c'è sviluppo, no? Perché loro devono autoimmolare? Non si trova bene in Tibet? Perché? Vuol dire che non c'è libertà, non c'è libertà di parola, non si può studiare lingua tibetana. Non proprio, per esempio, Trashi Wongju, un ragazzo tibetano, lui ha fatto per promuovere la lingua tibetana, è messo in prigione. E pochi giorni fa lasciato libero, però non sappiamo com'è la sua salute. Quindi in Tibet proprio mancanza di libertà, di diritti umani, diritti di parola, perché questo mondo deve sapere, perché io lo so che tutto il mondo interessa commercio, no? Commercio va bene, però non c'è, non dobbiamo calpestare diritti umani di altre persone. Tutti noi vogliamo essere felici, non è che solo loro la potenza economia, non si può comandare tutto il mondo. Allora se loro dialogo con Sua Santità Dalai Lama è vantaggio per loro, è un aiuto reciproco. Quindi no, Sua Santità Dalai Lama chiede una autonomia genuina, perché noi non chiediamo indipendenza, però chiedono un'autonomia vera, non è che sulla carta, quello che è scritto sulla carta, solo proprio una concreta noi vogliamo. Quindi io chiedo al leader mondiale di aprire occhi e badare diritti umani a tutti i popoli oppressi, non solo Tibet, ci sono gli Uiguri, c'è Turkistan, ci sono Hong Kong e Taiwan, ci sono moltissimi che soffrono. Quindi chiediamo a tutti i capi del mondo di aprire occhi, non deve solo chiudere occhi per fare commercio, no? Fare interesse loro. Grazie.